scegliere la cucina del posto in cui andiamo è una delle cose più importanti. Per questo siamo fanatici di street food, mercatini e cerchiamo di evitare un po' i ristoranti. C'è un personaggio particolare nel nostro gruppo, il nonno, che è un grandissimo appassionato di cibo da strada. Per lui più è lurido, più è buono. Scherzi a parte, devo dire che i migliori cibi, i migliori li abbiamo proprio assaporati sulla strada e devo dire che non ci siamo mai ammalati, non abbiamo mai avuto problemi. Il cibo libanese è stato fantastico, delizioso, forse uno dei migliori a mio gusto. Abbiamo avuto tra l'altro l'opportunità di scoprirlo meglio con la nostra guida Ifat, che ci ha portato in giro per Beirut a provare diversi piatti che non avremmo mai ordinato da soli. Abbiamo visitato il campo dei rifugiati ad Amman, è stata sicuramente un'esperienza particolare, soprattutto la parte del pranzo a casa di una famiglia di rifugiati che ci ha preparato il loro piatto tipico, che si chiama makluba, che ancora ricordo per essere così delizioso. In Ecuador abbiamo avuto questa esperienza di dormire a coppie in varie famiglie di una comunità locale. Con loro abbiamo cucinato e mangiato la sera tutti insieme con ognuno con la propria famiglia. Abbiamo provato a cucinare le tortilla, quindi dal mais abbiamo macinato il mais e con la farina abbiamo fatto le tortilla e poi il giorno dopo abbiamo testato quelle che ognuno di noi, ogni coppia lo ha fatto. Quando viaggiamo siamo sempre molto interessati ad esplorare i mercati locali, ma anche a provare lo street food locale, che è la cosa migliore per conoscere le culture e le popolazioni locali, cercando di evitare avvelenamenti da cibo. Abbiamo girato vari paesi, sempre testato tutte le cucine perché anche quello è un aspetto fondamentale dei nostri viaggi, però l'Italia comunque ci rimane nel cuore, forse perché tanti di noi viviamo all'estero. In Sud Italia con i tuk-tuk abbiamo deciso di seguire anche un percorso enogastronomico e ci fermavamo nei vari pressi di Slow Food, dove per ogni regione praticamente mangiavamo qualcosa di tipico. Quindi in Sicilia abbiamo testato il miele che deriva dalla pessicula nera, appennera sicula, l'anduia in Calabria e per la Basilicata il pezzente di montagna, che abbiamo tutti apprezzato anche se la quantità di grasso è esorbitante, ma fa niente, abbiamo mangiato, spazzolato tutto come al solito. Il miglior pizza al mondo che abbiamo provato sicuramente pizzeria da Michele a Napoli, pizza incredibile, fila enorme per entrare ma ne vale la pena, 10 euro pizza e birra, 3 pizze in totale, margherita, marinara è un'altra, secondo me la migliore, anche se a Napoli decidere qual è la pizzeria migliore forse è complicato. Quindi il consiglio è andare, esplorare, essere un po' curiosi e avventurosi. È andate, sperimentate tutti i mercati, tutto il cibo di strada con un po' di tasca.